Io non c'ero, ma c'ero. A distanza di 80 anni, gli studenti dell'Istituto Comprensivo Tosti di Ortona raccontano una delle pagine più dolorose della storia della loro città, la Battaglia di Ortona. Una giornata di eventi al Teatro Comunale realizzata con il contributo del Consiglio regionale e con il patrocinio del Comune. Il dirigente scolastico Luca Menna ha voluto che i ragazzi facessero un percorso di conoscenza ed approfondimento della storia ortonese, ritenendo fondamentale per la scuola integrarsi con il territorio. Questa manifestazione l'abbiamo pensata in funzione dei ragazzi, perché devono conoscere bene cose che a volte sfuggono a loro, e che ci interessano come comunità, quindi ricordare, capire, riflettere sulla battaglia di Ortona dopo 80 anni è un meccanismo, un sistema per far acquisire loro una consapevolezza che è indispensabile per essere cittadini di Ortona, ma in generale cittadini del mondo. Senza dimenticare che questa riflessione verte su un tema drammatico, che è quello della guerra. Allora riflettere sulla guerra in un momento in cui noi pensavamo che la guerra fosse scomparsa dai nostri radar, per così dire, e invece la guerra è tornata drammaticamente presente in luoghi non lontani da noi, allora credo che questa sia un'occasione importante per riflettere da parte di tutti quanti noi e anche da parte dei ragazzi. Per i tanti eventi culminati con quello che si è svolto in teatro, ha lavorato una commissione formata dai docenti Paola Basti, Diletta Di Cesare, Alfredina D'Ascenzo, Letizia Cannavina, Marianna D'Alicandro, Tiziana Ferrante, Monica Rosa, Patrizio Marino, Roberto Rupo, Barbara Verì. Un lavoro intenso ma ripagato dall'entusiasmo e dall'impegno dei ragazzi. La mattinata è stata dedicata alla riflessione storica con il giornalista Enrico Giancristofaro, Andrea Di Marco, ricercatore storico, e Saverio Di Tullio, fumettista storico, che hanno risposto alle domande degli studenti. Assessore Giorgio Marchegiano, lei ha portato i saluti dell'amministrazione comunale. Oggi sono gli studenti a ricordare i tragici momenti della battaglia di Ortona. Una mattinata molto importante per la nostra città e per le scuole del nostro territorio, perché rinsalda il rapporto tra gli eventi tragici del 43 e una memoria che deve essere il punto di partenza per un presente di pace e per un futuro di pace. Nel pomeriggio i ragazzi hanno portato sul palco Ci manca l'Adriatica Perle, canzoni al tempo della guerra, con l'orchestra dell'indirizzo musicale e del coro della scuola. Sì.